un orgoglio per Montepagano, un orgoglio per il comune di Roseto e un orgoglio abruzzese. Sono tutti felici per la vittoria del giovane Gianluca Ginoble, trionfatore con il trio Il Volo a Sanremo. In piazza hanno già fisso striscioni e foto. C'è fermento perché stanno organizzando una grande festa per il suo ritorno. A Montepagano, comune di 1000 persone, lo conoscono tutti da quando era molto piccolo, prima di diventare una star internazionale della musica. Tutta Montepagano, dalla persona di 15 anni al vecchio di 90 anni, tutti a festeggiare come se avesse fatto un gol l'Italia. E forza Gianluca, c'è una soddisfazione immensa per noi amici che l'abbiamo visto crescere. Che cosa dobbiamo dire? È stata una grandissima soddisfazione. Quando l'avete visto l'ultima volta? L'ultima volta il giorno prima di Sanremo, e partire è stato qui con me a raccontarmi della sua avventura. Stava tranquillo, si era rilassato, vabbè, ormai è abituato, anche perché lui ha cantato in America, quindi, però sai, cantando in Italia è sempre un po' più, c'è un po' più di tensione. Nel bar della piazza centrale si sente solo la canzone vincitrice di Sanremo. Sì, solo canzoni del Volo di Gianluca, le sentiamo tutto il giorno e siamo contenti di questa vittoria. E stasera ci prepariamo per festeggiarlo. È un ragazzo semplice e umile, niente a che fare con le critiche in corso. Non ha cambiato nulla da quando è diventato una star internazionale. Vive in una casa poco distante dal bar con sua madre, suo padre e il fratello più piccolo, Ernesto. Quale onore! Cioè, il grande Gianluca, insomma, ci fa un immenso piacere, sia a tutti noi del paese, ma soprattutto grazie a lui, insomma, porterà buona luce sia su questo paese, sicuramente per lui. In piazza stamattina si discute sulle critiche mosse alla vittoria del trio Il Volo. Due tenori e un baritono, Gianluca per l'appunto. Qualcuno li ha definiti vecchi. Una polemica che ha indignato tutti, pensando al fatto che prima della vittoria a Sanremo, Gianluca, già duettato con Barbara Streisand, ottenuto la nomination al Billboard Latin Music Awards e prima di questa due per il Latin Grammy Awards. Questo ormai è un fenomeno internazionale, che ne dicano questi specializzati, la sala stampa specializzata e così via. Questi hanno vinto con la loro voce meravigliosa, quindi è un trio, sono tre ragazzi che hanno conquistato il mondo prima di conquistare l'Italia, e l'altra sera gli italiani li hanno ripagati.